sabato pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Magazine 7 Motori. Oggi mettiamo sotto la lente di ingrandimento la berlina a tre volumi, la forma di carrozzeria più venduta al mondo, ma che in Italia non sta vivendo un momento felice, surclassata dalla Station Wagon e dal derivato SUV. Per entrare nel merito dell'argomento, oggi abbiamo scelto una tra le più filanti berline presenti sul mercato, la grintosa Mazda 6, in un fantastico rosso rubino che incanta. Chiariamo subito cosa vuol dire berlina a tre volumi. Guardando di lato si capisce meglio. C'è il volume dell'abitacolo, quello del motore e quello del bagagliaio. E se vi state domandando se esistono anche berline a due volumi, certamente sì. La Golf ad esempio, perché ha il bagagliaio inglobato nella cabina abitacolo. Ma prima di entrare nel merito dei pregi e difetti delle berline, in particolare di questa super giapponese, vi invito a guardare il primo servizio di questa puntata di oggi. Il 2018 sta per giungere al termine ed è tempo di bilanci. In questi 12 mesi sono state tante le novità e le innovazioni che hanno lasciato il segno. La nuova Mercedes classe A con EI Mercedes ha rivoluzionato il rapporto uomo-macchina grazie all'interazione con la voce su molti comandi e servizi. I sistemi di aiuto al guidatore sono sugli scudi e tutti i migliori costruttori li propongono. Ma BMW ne offre uno che nessun altro offre. È il sistema di ritorno. Attraverso un tasto, senza agire sul volante, l'auto fa retromarcia in modo automatico, ripetendo esattamente l'andata. L'era dell'assistente super intelligente è arrivata. La sfida più grande rimane comunque quella dell'ambiente. Il tema delle emissioni è nevralgico per il bene del pianeta con la riduzione della CO2 e per i suoi abitanti con la riduzione delle polveri sottili e altri inquinanti. Importante è prendere atto che non ci può essere una sola strada, bensì, in base ai modi e ai luoghi, si dovrà scegliere la soluzione più efficace perché non esiste una che prevale in modo deciso sulle altre. Per questo ci sono importanti progressi da tutte le novità di questo 2018 con tutte le tipologie possibili di alimentazione. Insomma, qualsiasi soluzione per muoversi si scelga oggi lascia sempre meno tracce e soprattutto consuma sempre meno energia. E questo è il risultato più importante per un futuro migliore. La Mazda 6 è grande e ha uno stile affascinante. Sulle coupé, quando si entra, si è soliti dire che si scende perché sono basse. Sulle SUV invece si sale in auto per via della loro altezza. Sulle berline invece è il caso di dire che ci si accomoda. Il posto guida di questa Mazda 6 è un vero salotto e anche per gli eventuali passeggeri lo spazio non manca di certo. Ma prima di andare a scoprire il pregio più grande delle berline, in particolare di questa Mazda, vediamo insieme il secondo servizio di questa puntata. A pochi chilometri da Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, sta sorgendo la prima città del mondo a zero emissioni. Perché è alimentata soltanto con energie rinnovabili. Il suo nome è Masdar. Audi ha presentato in questa rivoluzionaria città la sua prima automobile a propulsione esclusivamente elettrica, l'e-tron. Una SUV dalla doppia personalità, con ingombri simili a una Q7 e con prestazioni ragguardevoli. Forte di due motori per 408 cavalli, con un'autonomia superiore a 400 km e un pacco batteria da 95 kWh che si può ricaricare per l'80% anche in meno di 30 minuti se si dispone di un sistema da 150 kW. Guidata su strade tortuose dove il peso elevato si sente quando si va veloci, portata in autostrada dove se si corre l'autonomia si riduce e di molto, impegnata in fuoristrada anche spinti
ha sempre stupito forte di una personalità camaleontica. In questa occasione abbiamo domandato ad Alexander Seitz, CFO di Audi, a chi si rivolge questa prima elettrica con i quattro anelli. So it really depends on your requirements. What is your kind of lifestyle? Dipende da cosa si cerca, dal tipo di vita che si fa e anche dal lavoro. Se si ha bisogno di un mezzo grande per fare tanta strada, anche 500-600 km, la Q7. Se si guida per meno distanze e più in città, ma si cerca divertimento, questa è quella giusta, anche per le emissioni zero. And you even CO2 emissions. Dipende da quel che ha bisogno, ma importante è sapere che entrambe danno alti livelli di qualità, tipici quality dei prodotti Audi. As you are accustomed from Audi. A Masdar tutto è incentrato sulla sostenibilità. Ma sarà così per tutto il mondo? Viene da domandarsi. E Seitz risponde così. So one thing is clear. Una cosa è chiara, la Cina sarà il mercato più grande per l'elettromobilità, seguita dagli Stati Uniti e poi dall'Europa. Noi dobbiamo tenere in testa che paesi come Sud America, Russia e India continueranno a dipendere da motori a benzina e diesel. Specialmente per questi mercati, continueremo a sviluppare motori tradizionali e in parallelo offriremo elettromobilità come quest'auto. La nuova e-tron che arriva sulle strade, però, non costa poco, più di 80.000 euro. E i conti economici di Audi sull'elettrificazione come sono? I'm the CFO of this company and we... Io sono il CFO. Noi staremo nel nostro target di redditività dell'8-10%. Con l'elettrificazione non è vero dire che non guadagneremo. È giusto dire che con le nuove tecnologie bisogna investire molto, ma con le economie di scala che stanno arrivando con i fornitori, con i miglioramenti della produzione e della chimica delle batterie, noi avremo più profitto che all'inizio e quindi i prezzi scenderanno con l'arrivo anche di vetture più piccole. We stay to the target line I explained between 8-10%. Il maggior pregio di questa Mazda 6 diesel 2002 da 185 cavalli è il comfort sospensivo ed acustico. Il silenzio è davvero notevole su tutti i tipi di percorso e questo si deve anche all'abitacolo che nelle berline fa vita a sé. Non è come nelle station wagon collegato al bagagliaio e quindi con un'insonorizzazione meno efficace. E adesso vi lascio alle notizie dal mondo della mobilità. L'automobile a guida autonoma? Molti pensano che avrà gran futuro. Mercedes ha sviluppato una classe S speciale chiamata Cooperative. Un prototipo a guida autonoma che segnala le manovre che la vettura sta per effettuare. Durante le fasi di guida autonoma, le luci della classe S Cooperative Concept diventano turchesi e lampeggiano rapidamente per indicare che l'auto sta per muoversi. Per anticipare l'uso dei freni, invece, i segnalatori si illuminano lentamente. Tutto questo per rendere i veicoli a guida autonoma in grado di convivere meglio con l'ambiente che li circonda e quindi con gli esseri umani, perché così avvertono delle loro mosse. È uscito questa settimana l'ultimo lavoro di Ken Block, un ambolico show driver che dopo sole 24 ore ha raccolto 1 milione di visualizzazioni sul web. Ken Block è protagonista con una Ford Fiesta WRC sulla neve in Svezia.
poi lo si vede domare una Mustang da oltre 1400 cavalli negli Stati Uniti. Quindi, nella bellissima città di Guanajuato, in Messico, a bordo della Ford Focus, con salto spettacolare. E ancora negli Stati Uniti, con una Ford Escort RS Cosworth da oltre 645 cavalli. E infine, con il pick-up Unitrack Ford F-150, sulla Route 66 in Texas. Con qualsiasi veicolo, con Camblock, lo spettacolo è assicurato. La Mazda 6 si guida bene ed è una divoratrice di chilometri, nel senso che per chi è un grande viaggiatore può rivelarsi una scelta furba, perché costa un 20% in meno rispetto a molte tedesche blasonate e come comfort non ha nulla da invidiare. Va sottolineato però che il cambio automatico è a soli 6 rapporti, quindi consumi e prestazioni ne risentono. Adesso è arrivato il momento dell'ultimo servizio di questa puntata. Ieri in città ci si muoveva così. Oggi ci si sposta così e molti pensano che l'auto elettrica sia il futuro. Ma domani sarà tutto diverso. La mobilità nelle città potrebbe presto cambiare perché sono in arrivo loro, i robot taxi, anche detti City Shuttle. Mezzi autonomi per il trasporto di persone e cose a trazione elettrica, disponibili 24 ore su 24 e comandabili attraverso app. Volkswagen è avanti con il concept Cedric. Renault con EZ esplora pure il settore premium. Toyota con ePallet pensa a muovere sia persone sia cose. Arriveranno proposte anche da nuovi ma importanti attori come Bosch, che al prossimo CES di Las Vegas svelerà questo rivoluzionario concept, e da altri legati alla New Economy. C'è chi parla già nel 2020 del loro arrivo nelle maggiori città, e già nel 2025 di una produzione di 2,5 milioni di unità. Molti di questi veicoli, disponibili tutti i giorni dell'anno, saranno completamente elettrici, diventeranno del tutto autonomi entro la metà del prossimo decennio e verranno serviti da reti specifiche. Trasporto pubblico e trasporto privato, come oggi li conosciamo, potrebbero presto scomparire. La Mazda 6 è un'auto che ha i suoi perché e, come tutte le berline, ha maggiore comfort e silenziosità, oltre che garantire minori consumi perché molto aerodinamica. Altro punto di forza di questa Mazda 6 è il bagagliaio, e se pensate che sia piccino vi sbagliate di grosso. Guardate quanto è profondo, ci sono ben 480 litri di volume e se necessitate di più spazio basta ripiegare i sedili come sulle station wagon. Certo, le station sono più pratiche per il portellone per la maggiore capacità di carico offerta, mentre le SUV garantiscono una posizione di guida più alta e infondono maggiore sicurezza, ma va anche detto che hanno una tenuta di strada meno efficace. Bene, questa era l'ultima puntata dell'anno. Io vi auguro un sereno Natale e un buon inizio anno a tutti. Buon proseguimento con i programmi di La 7. Arrivederci.